via di rullaggio, pronti per partire alla volta di Pavullo per assistere all'assemblea annuale di AOPA. Eccoci arrivati quindi a Pavullo, in questa splendida cornice, con un'organizzazione efficientissima, gli aerei sono stati parcheggiati, pronti i piloti quindi a seguire l'assemblea AOPA. All'interno del pratico gazebo si sono riuniti un numeroso gruppo di soci, arrivati prevalentemente in volo. Sono state illustrate dal Presidente le attività svolte durante la passata stagione e descritti gli auspici per la prossima. Tra l'altro AOPA si propone come motore per lo sviluppo del turismo aereo in Italia. Sentiamo direttamente dal Presidente Rinaldo Gaspari quali sono le risultanze di questa assemblea. Beh, innanzitutto che è stato approvato il bilancio 2014, quindi segno che la fiducia dei soci AOPA è sempre viva e che il lavoro che si fa va nella direzione in cui ci si auspica che vada. Alla luce dei risultati fin qui raggiunti, quali sono gli auspici per i prossimi anni, per il prossimo periodo? Gli auspici sono, dunque, il consiglio attuale è uscente, nel senso che è terminato il triennio di mandato e quindi ci avviciniamo a settembre alle elezioni del prossimo consiglio, del consiglio che subentrerà. AOPA ha tanti obiettivi, ha voglia di adattarsi ai cambiamenti evolutivi di questo periodo, ha voglia di diventare sempre di più un punto di riferimento per tutto il mondo del volo. Stiamo lavorando sodo anche in previsione di cambiare gli spazi aerei, lo dico perché è un task, è un impegno molto importante che noi abbiamo preso, su cui stiamo lavorando veramente intensamente. L'obiettivo è quello di cambiare la classificazione degli spazi inferiori delle TMA, passando da classe alfa, che di fatto segrega il traffico VFR in spazio golf e lo schiaccia verso il terreno, cambiarlo appunto in spazio delta, quindi significa poter salire di quota, poter sicuramente essere più sicuri e affrontare molto meglio le condizioni di volo che nella nostra nazione, per le caratteristiche orografiche e meteorologiche, non sono facilissime. Oggi è stato firmato un gemellaggio tra l'aeroporto di Pavullo e quello di Marina di Campo dell'Isola d'Elba. L'idea è stata quella di stringere queste due strutture per dare il via a quello che dovrebbe diventare un circuito che ruota attorno ad AOPA, con baricentro AOPA, di infrastrutture aeroportuali, per aeroportuali intendo dire anche aviosuperfici, vicine al traffico di aviazione generale, al traffico VFR, al traffico avioturistico, quindi un vero e proprio network su tutto il territorio nazionale. Questo è un obiettivo che ci poniamo, non sicuramente facile, ma cercheremo di muoverci in questa direzione per garantire sia a chi viene in Italia che ai piloti italiani di avere un circuito sicuramente all'interno del quale muoversi, con garanzie di tranquillità e di praticabilità in termini di servizi e in termini di costi, quindi da affrontare.